Salve a tutti da Pier Dark Knight 91, secondo appuntamento del martedì. Allora ragazzi, volevo dirvi una cosa prima di incominciare. Sono tornati i giocatori infortunati Mandzukic e Asamoah. Mandzukic ce l'ho già impostato come titolare per il momento. Affronteremo il Palermo in trasferta. Dovevo dirvi una cosa ragazzi, se a volte il martedì e il giovedì non escono due appuntamenti è perché per il momento scarseggiano i giochi, o almeno non scarseggiano, è che quello più visionato è FIFA, visto che Formula 1 ancora non raggiunge le 100 visualizzazioni nella seconda puntata che ho fatto, ho deciso di portarvi la seconda partita di FIFA per portarmi avanti anche. Se a volte non escono è perché sto aspettando le nuove uscite come WWE 2K16 o non so, forse vi porterò, oltre a WWE vi porterò anche Need for Speed, ragazzi, il nuovo che uscirà. Quindi dal 30 avremo WWE insieme a FIFA e dal 10 in poi uscirà Need for Speed. Non so, forse vi porterò Need for Speed, non è una promessa, ci proverò a portarvi anche Need for Speed e vedremo se lì ci avremo altre visualizzazioni importanti come FIFA. Porterò anche quelli, continuerò la serie. Perché vi dico questo ragazzi? Perché voglio portare anche giochi non basati su calcio, per portare gente non interessata solo al calcio ma anche all'automobilismo, alle lotte, e poi porterò anche altri giochi man mano che usciranno. Quindi portiamoci avanti con la partita Palermo-Juventus sperando di fare buoni punti. Giochiamo con le magliette bianconere questa volta, vi faccio vedere sempre le impostazioni ragazzi per correttezza, e facciamoci questa formazione. Passerà una settimana poi dalla partita con il Borussia, se non sbaglio è il Borussia, quindi possiamo mettere, vediamo un pochettino, allora facciamo così, Morata lo facciamo riposare, mettiamo Dybala, Mandzukic ragazzi, e Zaza in riserva, Morata completamente fuori in questa partita, poi a posto di Evra metteremo Asamoah. La squadra è fatta perché è riposata ragazzi, l'abbiamo fatta riposare con Manchester City. Dobbiamo cercare di fare 3 punti in questa partita perché servono come il pane. Andiamoci a tuffare nel primo tempo ragazzi. Allora ragazzi, Palermo-Juventus sotto la nebbia, non piove ma questa volta c'è la nebbia, spero vediate qualcosa ragazzi. Vi dico una cosa, molto presto miglioreremo sia l'audio che la grafica del canale. Ragazzi avete pazienza perché vi porterò davvero, cercherò anche di portarvi giochi in 4K. Quindi attenzione ragazzi, non è una promessa, ci proverò ragazzi. Forse vi porterò i giochi in 4K, quindi vedrete davvero perfetto ragazzi. Più di così penso che non ci sia. Quindi speriamo di fare questi bellissimi 3 punti che servono. Incominciamo malissimo con l'impostazione perché perdiamo subito il pallone, va bene. Cercheremo di rifarci appena prenderemo il pallone. Allora ragazzi, speriamo che il Milan zoppichi un po' in modo che riusciamo a passarla, o almeno di riuscire a vincere, rimanere sempre attaccate al sederino del Milan. Attenzione, mamma mia, mamma mia. Qui un errore che abbiamo fatto, lo stavamo pagando caro. Allora Asamoah cambia gioco, molto bene, ha rischiato pure un po', però va bene così, rischiare fa bene, perché sennò non arriveremo mai alla costruzione del gioco. Ed ecco Quadrado che è partito, ma ha perso già il pallone, nulla da fare. Per il momento il Palermo gestisce bene questo possesso di palla. Attenzione al portiere del Palermo che ha rischiato tanto. Allora, in questi 7 minuti non mi sta piacendo la Juventus, ho impostato 2 volte male, colpa mia, speriamo di non andare a pareggio anche questa partita. Con il Manchester, oh mamma mia, qui c'è fallo ragazzi, meno male. Partite giocate 13 per la Juve, miglior difesa con soli 6 gol subiti, meno della metà delle partite giocate. Vediamo se in questa partita riusciamo a non subire reti e specialmente riuscire a vincere. Preferirei vincere 3-2 che non far 0-0. Attenzione, pallone in mezzo, il pallone che scende. Mandzukic ha provato il ritorno con il gran gol ma non c'è riuscito.
qui c'è un tocco di mano di Alessandro, punizione per il Palermo, siamo a 12 minuti, quasi 12 minuti, la Juventus ancora non è riuscita a tirare in porta, ci è andata vicino con Mandzukic a farlo, però non è arrivato nessun tiro in porta, mentre per il Palermo un tiro c'è stato, attenzione a questi spioventi pericolosi, adesso Lichtsteiner fa vedere che è un gran giocatore, e la Juve adesso prova a ripartire. Non so se ho fatto bene a levare completamente il nostro caro Morata, però l'ho dovuto fare, ragazzi, per farlo riposare. Non voglio far giocare sempre gli stessi, voglio che anche Dybala giochi un po' titolare, voglio che ci sia anche scusate, voglio che ci sia anche opportunità per Zaza di fare un secondo tempo, perché comunque dovremo valutare se farlo rimanere in squadra, se vale la pena tenerlo, così come Mandzukic adesso deve incominciare fino a gennaio a far vedere che vale, se no proveremo qualche scambio o con Icardi o con Falcao o con chi era l'altro, non mi ricordo, ragazzi, sinceramente. Ho trovato un nuovo giocatore esterno sinistro, lo sto facendo visionare, poi vi farò vedere. Allora, attenzione, ci prova, bravo, qui, gran passaggio, Quadrato la mette sul portiere, mannaggia, 22 minuti di gioco, Sorrentino facilmente riesce a parare questo cross che è diventato un pallone addosso al portiere, va bene così, adesso ci prova Gilardino a farsi pericoloso, ma vedete Quadrato, la sua velocità è tutta un'altra cosa, riesce a levare subito il pallone, la Juve riesce a ripartire, speriamo di riuscire a segnare in questo primo tempo per avere un secondo tempo più agevole, ma continuano gli esterni sinistri, sia il terzino sinistro che l'esterno, a sbagliare passaggi ogni volta, gli esterni sinistri proprio sui passaggi, dovrò migliorare Alessandro nei passaggi, non solo in difesa, perché in difesa diciamo che va abbastanza bene. Quadrato perde il pallone, nulla da fare, questa è un'altra partita che troverò difficoltà a segnare, spero di no. Attenzione a Mandzukic, molto lento, nulla da fare, riparte Palermo, 28 minuti, la Juve non si è affacciata ancora, il Palermo solo una volta, una partita per il momento combattuta al centrocampo, ma attenzione perché qui il Palermo imposta bene, molto velocemente, bravo Gilardino, bravo Quaison, bravo tutto il reparto di centrocampo che fa girare ottimamente il pallone, la Juventus sbaglia a impostare, si sente la mancanza di Morata, attenzione che qui stava combinando un casino il difensore del Palermo, poi è riuscito a metterci una pezza che se ne stava per andare in contropiede Marchisio, attenzione ancora al Palermo, stiamo facendo un pressing asfissiante ma non serve a niente, ragazzi, perché il Palermo ci sta facendo avanzare troppo, meno male c'è Buffon, questo tiro non era granché, però comunque Buffon c'è sempre, bravo, 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 ne sentiremo molto la mancanza al suo ritiro, spero che non arrivi mai, attenzione, Pogba, Alessandro, prova la Juventus, forza Juventus, ok, mamma mia ragazzi, niente da fare ragazzi, niente da fare, forza Mandzukic, dai, mannaggia, prendi il pallone e poi non ci... Vedete com'è lento, è più veloce Gilardino, non ci posso credere, mamma mia, continua Quaison, qui attenzione, ancora il Palermo, attenzione, mamma mia, sudo freddo, il Palermo ci sta andando vicinissimo a gol, la Juventus ancora non tira in porta, incredibile, con il Palermo che è terz'ultima, se non sbaglio, o quart'ultima, quindi... dovremmo riuscire a vincere facilmente, invece con le squadre all'ultima posizione abbiamo problemoni. Mamma mia che fallo, lì c'è l'ammonizione, dobbiamo aspettare e vedere se gliela dà, deviata, calcio d'angolo, vediamo se arriva l'ammonizione, ragazzi. Sì, arriva all'indirizzo del giocatore del Palermo, vediamo chi è Lazar. Calcio d'angolo, Quadrato, forza Quadrato, mettila come sai fare tu. Eccolo Quadrato che la mette in mezzo, Chiellini, mamma mia! Al 44esimo Chiellini va vicino alla rete, nulla da fare, primo tiro in porta, primo tiro fuori però, nulla da fare, vicinissimi al gol con Chiellini, chi se lo aspettava, un difensore stava per segnare,
Nulla da fare però, in porta ancora non arriva niente. Marchisio balla la breakdance ma non leva il pallone. Finisce il primo tempo ragazzi, spero di portarvi qualche gol perché questo campionato è pieno di pareggi ragazzi. E sono gli esterni che danno problemi alla Juventus secondo me. Specialmente all'esterno sinistro che non riescono a costruire. Dobbiamo giocare sempre sulla destra. Infatti se creiamo occasioni sempre sulla destra. Questi sono i risultati, guardateli un po'. Il Milan non è in contemporanea. Andiamoci a buttare nel secondo tempo di Palermo-Juventus ragazzi. Questo secondo tempo lo dobbiamo costruire molto meglio. E io lo sai cosa faccio? Rischio un po' con il pressing alto, anche al rischio di prendere contropiedi, ma comunque il Palermo a Gilardino non dovrebbe essere molto veloce, quindi in contropiede non dovrebbe impensierirci. Comunque noi rischiamo ragazzi, un pareggio, una sconfitta, un punto, diciamo che non è che sia chissà cosa. Quindi attenzione, potremmo arrivare alla prima sconfitta. Adesso ho alzato davvero tanto il baricentro della squadra per cercare di tenere più possesso di palla e cercare di costruire. Mi ricordo che alle prime partite Pogba ci segnava dappertutto, ma adesso ragazzi abbiamo davvero difficoltà, ci sono partite dove segniamo tantissimo e partite dove non riusciamo a far niente, specialmente i gol non arrivano proprio con le squadre piccolissime, cioè le squadre che stanno lottando per la retrocessione, per evitare la retrocessione. Vedete un Palermo che ha 60% di possesso di palla a 40 della Juve, che non riesce a impostare. Guardate il Palermo adesso con Gilardino. Chiellini riesce a levargli il pallone, attenzione ancora il Palermo. Adesso Marchisio, dai forza, da adesso dobbiamo fare una grande partita, vediamo se ci riusciamo. Madonna, che sono questi passaggi, mannaggia. Non è avanzato il giocatore, Mandzukic si è trovato a dare una bordata all'indietro, nulla da fare. Marchisio adesso strattona, nulla da fare, pallone in mezzo, attenzione a Gilardino che è bravo di testa. Ancora una deviazione, calcio d'angolo per il Palermo, nulla da fare. Il Palermo sta facendo la Juventus sta facendo il Palermo, con tutto il rispetto parlando ragazzi. Ma attenzione qui Buffon deve fare una mezza uscita a valanga. Qua 57 minuti di gioco. Nulla da fare ragazzi, bravo qui, annaggia non c'è riuscito. Davvero un possesso palla del Palermo per spezzare davvero le gambe alla Juventus. Un possesso palla che non ce l'aveva fatto nessuno. E ce lo sta facendo il Palermo, un possesso di palla di 60-40 e forse sta anche aumentando. Non riusciamo a tenere il pallino del gioco, ci stiamo provando adesso. Però c'è la lentezza di Mandzukic che non mi fa trovare proprio ragazzi. Mannaggia questo Mandzukic, bravo di testa, ditemi quello che volete. Attenzione Mandzukic per Pogba. Pogba carica il destro e la infila ragazzi, la infila al 61esimo. Al primo vero tiro in porta segna Pogba, l'ho detto, non segnava da tantissimo. E ci segna, bravo questa volta Mandzukic che ruba il pallone. Dà il passaggio filtrante per Pogba. Pogba si sistema il pallone con il destro e scarica una bordata sotto l'incrocio. La Juventus finalmente sta vincendo con il Palermo. È arrivato finalmente il primo tiro in porta e ha punito il Palermo. Questo pressing alto è davvero una manna dal cielo. Ragazzi, vi ripeto, questo 4-4-2 è falso, l'avete visto. Pogba è arrivato in attacco, ci ha fatto gol. Diventa un 4-4-3, è diventato il gol del vantaggio. Adesso andiamo a farci qualche sostituzione per far riposare determinati giocatori. Allora, ragazzi, Mandzukic lo voglio rimanere e mettiamo Zaza per Dybala. Un'altra cosa che vorrei fare vediamo, di mettere Khedira un'altra volta per Marchisio e di far riposare Cuadrado. Non mi interessa, voglio far riposare Cuadrado, tanto stiamo giocando col Palermo ragazzi, spero che queste mosse non siano sbagliate, perché comunque voglio tenerli riposati in vista delle prossime partite più impegnative col Borussia Mönchengladbach, o come si chiama lei ragazzi, col Borussia, diciamo col Borussia. Faremo giocare un bel po' di riserve. Così si riposano un bel po' ragazzi e quando ne avremo bisogno davvero avremo una squadra bella rigenerata, e in modo che tanto siamo già qualificati in Champions ragazzi. Attenzione al pallone in mezzo, sì, Dybala che deve andare di testa, vabbè. Pallone in mezzo, attenzione, pericolo. Ancora lì, rimane lì il pallone, attenzione, Alessandro la mette in mezzo, mamma mia, calcio d'angolo. La Juventus con il pressing alto diventa davvero un pericolo incredibile. Chi è? Samoa, sì dai, facciamocelo battere da Samoa. Questo calcio d'angolo la mette in mezzo Samoa.
Bonucci di testa sfila sul palo opposto del portiere. Nulla da fare, 70 minuti, la Juventus comunque si è affacciata finalmente, non è arrivato ancora il secondo tiro in porta, però col pressing alto la Juventus ha molte più probabilità di segnare e stiamo riuscendo a portare a casa un 1-0 striminzito, però stiamo portando a casa comunque una vittoria. Vediamo se riusciamo a raddoppiare. La Juventus comunque deve migliorare l'esterno sinistro, continuo a ripeterlo perché abbiamo davvero gravissimi problemi. Adesso che è uscito Quadrado non abbiamo neanche lo spazio verso la destra, vedete che ci prova adesso Khedira, però con il fisico riesce a tenere il pallone, a metterla in mezzo. Zaza! Mi sa che è stata deviata, calcio d'angolo, incredibile, poteva arrivare 2-0, non Pogba. Deve metterla in mezzo il nostro caro amico Lichtsteiner. Forza Lichtsteiner, mettila come sai fare tu. Vediamo Lichtsteiner che la mette in mezzo, il portiere non esce, arriva Pogba, nulla da fare, colpo di testa, il pallone rimane ancora in possesso della Juventus che adesso schiaccia il Palermo. Questo secondo tempo è stato tutto juventino, mette in mezzo, colpo di testa, deviato, ancora calcio d'angolo, rinvio. Mi sa che l'ha colpita con la schiena il nostro caro amico Zaza. 15 presenze, 5 gol per il grandissimo Paul Pogba che infila questo pallone in rete, sta portando a casa la vittoria alla Juventus, evitando così di perdere punti alla vetta. Vediamo se il Milan riuscirà comunque a... attenzione, avevo visto un mezzo infortunio di Chiellini, meno male, nulla di preoccupante. Attenzione Khedira, mamma mia, quando è letto però ruba il pallone. Attenzione Khedira, la mette in mezzo, Mandzukic, è un po' più lento, mamma mia che occasione per il 2-0, bravo Khedira, bravissimo Khedira ragazzi. Colpo di testa, il pallone ancora per la Juve che è imposta, ancora una bellissima Juventus, col pressing alto è davvero un'altra squadra. Asamoah, che fresco, dovrebbe riuscire a tenere questo pallone, ci riesce, ancora se ne va sul fondo, la mette in mezzo, il pallone che scende, Mandzukic di testa, mamma mia Mandzukic, non arriva, ancora il passaggio a Pogba, Pogba per Zaza, grandissimo, perde il pallone. E parte, attenzione Vitiello, adesso con Bolzoni, attenzione, contropiede del Palermo, ma c'è un grande Alessandro che nonostante è stanco riesce a tenere il pallone. Caceres adesso per Lichtsteiner, parte la Juventus, la Juve davvero si sono alzati i ritmi in quest'ultimo ultimi minuti, attenzione ancora, il pallone in mezzo, il pallone che scende, Mandzukic! Assist del nostro caro Lichtsteiner e gol di Mario Mandzukic al ritorno dall'infortunio, 2-0. Mandzukic ci ha fatto vincere la partita ragazzi, ha rubato il pallone sull'1-0 passando a Pogba e poi ci ha fatto questo gran colpo di testa. Il portiere del Palermo, se non sbaglio, sì, Sorrentino, non arriva, si butta anche a valanga addosso a Mandzukic, non riesce a far nulla. 2-0 col Palermo, decide Pogba al 62esimo, Mandzukic all'87esimo. Juventus porta a casa sicuro i 3 punti meritati, secondo tempo davvero di alto livello della Juventus che è riuscita a portare a casa per il momento i 3 punti. Ancora la Juventus con Lichtsteiner, Lichtsteiner è davvero una belva, incredibile, Lichtsteiner salta l'avversario così, attenzione, ancora la Juve con Lichtsteiner che la mette in mezzo, il pallone che scende, il... mamma mia, calcio d'angolo per la Juve, che Juventus agli ultimi minuti, fosse stata così tutta la partita avremmo assistito a un 3-4-0. Il pressing alto con le squadre piccole va davvero molto bene, abbiamo una nuova cosa, salvataggio sulla linea, sul colpo di testa di Lichtsteiner, grandissimo Lichtsteiner ragazzi, attenzione, ruba il pallone ancora Lichtsteiner, grandissimo Stefan, calcio d'angolo, mamma mia Stefan Lichtsteiner ragazzi, calcio d'angolo, non far rimpiangere Quadrado, calcio d'angolo, attenzione, ancora il pallone in mezzo, la Samoa, la palla che scende, il colpo di testa di Mandzukic, telefonato a Sorrentino, finirà in questo secondo tempo il rinvio di Sorrentino, la partita finisce, un applauso per questo secondo tempo incredibile della Juventus che fa portare a casa questi 3 punti preziosi. Vediamo cosa ha fatto il Milan, ragazzi, migliore in campo, se devo dirlo, è Mandzukic, secondo tempo, da Dio, Mandzukic migliore in campo, anche Lichtsteiner ha fatto un partitone. Andiamoci a vedere cosa ha fatto il Milan e ci guardiamo un po' la classifica di Serie A. Allora, vediamo un po', la Fiorentina ha vinto 2-0 col Sassuolo, andiamoci a vedere questa classifica, adesso abbiamo un bel po' di tempo per
per riposarci andiamo a vedere questa classifica di Serie A. Il Milan ha perso, mi sa. Sì, ha perso, la Juve è prima da sola. Andiamo a vedere il risultato del Milan, sono curiosissimo di vedere cosa ha fatto il Milan. Il Milan ha perso con la Sampdoria, incredibile, guardiamoci la classifica. Il Milan ha perso con la Sampdoria, incredibile. Allora, la Juventus prima 30 punti, ragazzi, con 0 sconfitte ancora imbattuti, ragazzi. Secondo posto per la Lazio, 29 punti. Terzo posto per il Milan, 27 punti. Capeggiano a 25 punti, al quarto posto Roma e Genoa. A sesto posto Udinese a 24, l'Inter a 23 con una partita in meno. Può salire, arrivare al quarto posto l'Inter. Poi la Fiorentina ottava, Napoli nono, Sampdoria decimo, Bologna undicesimo, Torino dodicesimo, tredicesimo Verona, quattordicesimo Empoli, quindicesimo Atalanta, sedicesimo Frosinone, diciassettesimo Palermo insieme al Chievo Verona. A 8 punti rimangono ancora Sassuolo e Carpi. L'unica squadra che hanno una partita in meno sono Inter e Napoli. Napoli sta deludendo, l'Inter sta ancora un po' deludendo, però con una partita in meno, vincendo la prossima partita può arrivare quarto, quindi rimettersi in corsa per il campionato. Per il momento la Juventus capeggia da sola, incredibile. Ragazzi, con questa felicità addosso vi posso dire che questa puntata finisce qui, questa seconda puntata del martedì. Io vi do un bacione, un abbraccione, mettete tanti like, supportate questo canale. Io vi ringrazio per tutti gli iscritti. Ciao a tutti da Pierdarknight91.